soleil. Réveille-toi, jette un rayon sur le monde. Derrière les portes, un monde qui est en silence. Ouvre tes yeux, que le sourire les inonde. Bonjour le monde, bonjour la ronde. De place en place, allons chantant. Les étoiles des peuples et des temps. Bonjour le monde, bonjour la ronde. De place en place, nous allons chantant. Les histoires des peuples et des temps. Janvier s'achève, c'est un grand jour qui se lève. Voilà, soleil, l'azur en plein ciel. Bonjour le monde, bonjour la ronde. Chantons la foire, mais chantons plus fort. Pour les hommes du bois dans les forts. Nel pittore proprio se ci cado conto. Aia, le mio entrè. Lo mosaico di Solan. L'antruolo là meul nous sent nous nante chatte. Quelqu'un dit que l'è de là meul sent. No, Pietro Presé l'è de là meul tre sent e son canta. Mille mai ven fu a 24 an fi, can lion entrè in zavì. Per fare il travaglio? Oui. Ah, per battere l'Elise. Per battere l'Elise. Mi rappello. E senche lei se le mazza l'entorno? Ma lei mantiene a Sansone che gli uccello li un. E le creteva? Lei una segreta frase che di un palindroma. Palindroma? Uè, gli due che tu pula lì, tu dritta goccia e tu goccia dritta. Ah. Sator arepor tenet opera rotas. Sator arepo tenet opera rotas. E senche vuol dire? Uè, lo campagnara, vi la seloira, fei un di l'eroe di ciel. Sotta frase, fi lo carro magique. Ma l'interpretazione di sotta frase caglie una dola le mie de mistère de sei la collegiata de Saint-Ours. Tanche alla fin di Chuissin, l'Eglise li dediai a Saint-Pierre. La moglie la ribattia ed ella don l'ande di alla sentor. Ma le vrei che sono tu le templari? Abbiamo un plasso lo mosaico? Na cacchio anche lo dei. La baga che riausa di caru delle liese, lei che le pan caru, l'encerchio. Nel 680, un certo Tommaso Morana fondò presso Rieti l'abbazia di Farfa, che divenne uno dei centri politici e culturali più importanti del Medioevo. Questa sera vi racconteremo la storia di un santo vissuto in quegli anni, tre monti che separano la penisola italica da Tarantasia Vallese. Il suo nome è Orso. Ogni giorno egli teneva fede ai doveri del suo ministero, nella chiesa consacrata al Beatissimo Pietro. Fuori le mura della città chiamata Osta, già conosciuta come Augusta Pretoria. Un anno vi fu in questa città una terribile inondazione. Le acque del Bitié invasero campagne, pascoli, vigne. E padre Orso disse, «Signore, ordina a questo fiume di rientrare nel suo letto». E in quel momento le acque si ritirarono ed è come se l'alluvione non ci fosse mai stata. Ha costruito un ospedale per i malati e un ricovero per gli infermi. Nutriva i poveri, visitava i malati e tendeva la mano agli oppressi. Sant'Orso, sacerdote di Dio, negli ultimi giorni di gennaio regalava gli zoccoli alla povera gente, a coloro che non avevano nulla se non pezze per proteggersi i piedi.
contessa Marianne, non nascondo che ero ansioso all'idea di conoscervi. Io sapevo della vostra visita. Il conte Ibleto mi ha parlato spesso di voi e devo dire che l'amore che lui prova nei vostri confronti è pari alla vostra squisita gentilezza. Parlate pure, sarò lieta di potervi aiutare. Non dubito della vostra bontà d'animo. Mi dispiace di non aver incontrato il conte oggi qui. Lui sa la fatica che incontro ogni giorno nel far rispettare gli ordini del mio padrone, il vescovo Plociano, nei confronti del popolo di questa terra. E gli sguardi delle loro sofferenze giungono fino a noi. Il conte Ibleto è intervenuto tante volte a saldare le decime destinate alla Chiesa. Sì. Purtroppo adesso è lontano, ma i nostri cuori sono sempre presenti. Sono tempi difficili per tutti, Contessa, ma il nostro cuore ci aiuterà per superarli. È vero. È vero che quando si impara a guardare col cuore, non si sbaglia mai. Ma i vostri sentimenti sono simili alle parole della predica del prete della chiesa di San Pietro in Aosta. Siamo molto legati a Padre Orso. E non vi preoccupate, andrò da lui, gli parlerò e sono certa che intercederà per voi. Alba di gennaio, le stelle ancora accese, la gente sta dormendo. Nel caldo delle case si sentono gli intoppi di un vecchio campanile. Un cane sta abbaiando, rinchiuso in un cortile. La luna che in argenta, due nuvole che vanno, si sposta lentamente e guarda cosa fanno. Un uomo per la strada, con il suo carro pieno, cammina lentamente, profuma un po' di fieno. Il nobile Ibleto viveva in un castello, ma un giorno si decise, buttò il suo mantello. Stanco di ingiustizie, di odio, di far guerra, si ritirò in montagna, amava la sua terra. Il nobile Ibleto non vive di rimpianti, le spighe del suo grano conoscono i suoi canti. E quando qualche sera... Viveva in quel tempo, nella stessa città di Aosta, un vescovo di nome Plociano, che sotto le spoglie di Agnello nascondeva non un pastore di anime, ma un uomo rapace, un tiranno crudele. Il nobile Ibleto non vive di rimpianti, le spighe del suo grano conoscono i suoi canti, e quando qualche sera passeggia in un tramonto, s'accorge che il sorriso respira il suo racconto. Madonna, siete sicura di voler andare dal vescovo senza il vostro consorte Ibleto? I nostri contadini sono stremati. Non sanno più come sfamare le loro famiglie. Il conte tornerà solamente in primavera. Tocca a me proteggere i nostri sudditi e aiutarli contro la fame e il freddo dell'inverno. Allora fate molta attenzione, mia signora. Si sentono dire cose non belle sul suo conto. Scusate, eccellenza, la contessa del castello di Sogni chiede udienza. Che sia la benvenuta. Eccellenza,
Vengo da voi a nome del conte di Leto di Sogni. Non occorre che andate oltre. So chi siete. Il vostro consorte può dirsi fortunato. Quando un uomo posa gli occhi sulle vostre grazie, donna Marianne, non vi dimentica facilmente. È un onore avervi qui. Qual è il motivo? Da quando il mio sposo, il conte di Sogni, è lontano, nella contea avvengono fatti inumani e ingiusti. I nostri contadini sono spesso minacciati e picchiati perché le loro decime non assolvono le richieste sempre più avide di guardie senza cuore. E come pensate che io possa aiutarvi? Non certo mettendomi contro le leggi che governano questi nostri territori. Ma alcuni casolari sono stati bruciati. Il poco grano che serviva a sfamare vecchi e bambini è stato portato via. A chi appartengono le terre che i vostri contadini lavorano? Alla Chiesa. Non accuserete certo la Chiesa di avere poca attenzione perché soffre? No, certo, è per questo che sono venuta da voi. Non si può restare indifferenti davanti al pianto di bambini affamati. Se ci fosse Ibleto... Nobile Ibleto! È troppo facile avere cuore nobile trattenendo parti delle decime che i vostri contadini devono alla nostra Chiesa. Ma non preoccupatevi, donna Marianne. Non penserete certo che la Chiesa metta davanti alla bontà il proprio interesse. No. Sono venuta da voi col cuore pieno di speranza. Ma ora ho capito. No, non turbate la dolcezza del vostro viso con cattivi pensieri. Tornerò da voi quando il conte sarà tornato dalla sua missione di pace. Dite al vostro nobile Bleto che lo aspetto con ansia, con molta ansia. Ma quando San Borso veniva umilmente a riempire le mani, aiuto, aiuto, aiutatemi, per pietà! Attenti, un servitore del vescovo! Torna da Proceano, schiavo del demonio! Aiutatemi, per pietà, dove trovo padre Orso? Ma chi è che mi cerca? Sono Ettore, servitore del vescovo Proceano. Perché sei così impaurito? Ho tradito la fiducia del mio signore, non ho eseguito un suo ordine e adesso sono minacciato di morte. Ma cosa dovevi fare? Dovevo punire un uomo che non ha dato la decima del suo raccolto. E qual è la punizione che dovevi infliggere? Dovevo distruggere il suo raccolto e parte del suo piccolo gregge. Il Signore ha guidato il tuo cuore. Su, chiederò il perdono del vescovo. Ma vi ascolterà? Dovrà farlo. Su, adesso vieni, ti medicheremo e ti daremo un po' di zuppa calda. Eccellenza, padre Orso, il sacerdote della chiesa di San Pietro, chiede udienza. Lo ascolteremo, perché riconosce autorità in noi. Che sia portato al nostro cospetto.
L'umile sacerdote che è ai vostri piedi vi chiede perdono per il vostro servitore Ettore. Il nostro servo ha creduto di poter scegliere dopo di noi. Non ha voluto obbedire. Ma nella vostra magnanimità e saggezza sapete che non ha obbedito per bontà. Per bontà, dite? Cosa succederebbe alla nostra chiesa se permettessimo a tutti di appropriarsi per bontà dei nostri beni? Ma nostro signore... L'eco dei vostri miracoli è giunto fino a noi per bocca dei vostri devoti. Ma se oggi vi è permesso di costruire ospizi, ospedali, visitare i malati, dare conforto a vedove e orfani, lo dovete alle possibilità che vi offre la nostra chiesa. Ma il nostro pensiero... Proteggete dunque il vostro pensiero, affinché il demonio non possa prendere l'atroce dominio e possa nuocerci. Dubitate pure di me, ma mai del Signore. Egli ha detto, beati gli ultimi e beati i poveri, perché di loro sarà regno dei cieli. Lo so, lo so. Lui vi sta cercando, ma voi dovrete riconoscerlo. È molto più facile distribuire i vostri zoccoli che far rispettare una legge che per volontà divina la Chiesa mi chiede di rispettare. Io, Padre Orso, soldato di Dio, in nome di Cristo vi chiedo ancora una volta perdono per il vostro servitore. So di voi, conosco il grande valore del vostro ministero. Perdonerò il vostro servitore. Tornate con fiducia alla vostra bella chiesa di Sant'Orso. Il vostro servo sarà perdonato. Grazie. Dovevo accorgermi subito che dietro le belle maniere di questo prete si nasconde un pazzo. Ho studiato per 20 anni teologia e filosofia all'abbazia di Farfa. Non mi farò certo abbindolare dalle parole di quello scellerato. Guardie! Andate a cercare questo Ettore. Torturatelo come si deve. Avevo ascoltato con gioia la promessa di perdono del Vescovo, ma vi stimo troppo per mettere in dubbio i vostri pensieri. Potrei mai dire cose non vere. Sono state le guardie di Ploceano a gettare il corpo senza vita del povero Ettore sotto le mura del mio castello. Nessuno può essere tanto crudele da ridurre un uomo in quello stato pietoso. Ploceano, usurpatore, crudele tiranno, le tue torture hanno ucciso Ettore, ma anche tu morirai, questa notte, per mano del demonio. Il diavolo che hai sempre servito soffocherà in te la vita. Io stesso sarò presente al tuo giudizio davanti a Dio.
il messaggero del conte e me quarto di Savoia. Mercatus Santu Orsi Concessum, es aforo granario Trinitatis usque ad Pontelliam de Bovernario e non plus ultra. Tanque ai passaggio Bouvernier e pa altre. La zo le loderie de Janvi. Le con rappelle que pe si zo sarambe tu de tribunal spécial pe giugi le rise urgente. Eccola laggiù. Aosta. Illuminata dalla luce del mattino. Tutte le volte che torno qui mi fermo a guardarla. Aspetta gli artigiani e gli scultori del legno. Li aspetta come... come dei figli che tornano a casa. Aspetta la sua fiera. Da più di 1000 anni percorrono questa strada e per altri 1000 e altri 1000 la rifaranno. Ma adesso si è fatto tardi. È meglio allungare il passo. Une aube de janvier sur un ciel étoilé, tout est silence encore, tout dehors dans le foyer. On entend au lointain l'écho d'un vieux clocher et un chien enchaîné qui pleure sa liberté. La lune a saupoudré de nuages d'argent, se poussant lentement, les regarde danser. Là sur la route, un homme, sa charrette à la main. Le foin dans ses cheveux embaume le matin. Il est tout noble et preux, vivait dans un château. Mais un jour, là de tout, il jeta son manteau. Fatigué de la guerre, de haine et d'injustice, sa terre au fond du cœur, il s'en alla là-haut, là-haut. Il est tout noble et preux, ne vit pas du passé. Les épis de son blé le voient souvent chanter. Et lorsque vient le soir, il va vers le couchant, un sourire accroché au fil de ses pensées d'antan. Une aube de janvier, il allume à feu. Les portes prétoriennes revivent peu à peu. Du fond de la vallée viennent les artisans, la haute sur le dos et les sabots ballants. La foire millénaire est enfin revenue. Les grolles et les échelles s'amassent par les rues. Le soleil qui se lève lui réchauffe le cœur, car la foire est pour lui l'image du bonheur. Il est au noble et preux, vivait dans un château. Mais un jour, là de tout, il jeta son manteau. Fatigué de la guerre, de haine et d'injustice, sa terre au fond du cœur, il s'en alla là-haut, là-haut. Il est au noble épreux, ne vit pas du passé. Les épis de son blé le voient souvent chanter. Et lorsque vient le soir, il va vers le couchant, un sourire accroché au fil de ses pensées t'entends.
des portes prétoriennes, fourmille de curieux de toutes les nations. Dans cette tradition, Ibleto désormais sait qu'il vit un instant qui ne mourra jamais. Ibleto noble et preux vivait dans un château, mais un jour, là de tout, il jeta son manteau. Fatigué de la guerre, de haine et d'injustice, sa terre au fond du cœur, il s'en alla là-haut, là-haut. Ibleto noble et preux ne vit pas du passé, les épis de son blé le voient souvent chanter. Et lorsque vient le soir, il va vers le couchant, un sourire accroché